finalmente siamo arrivate qui a Clavisane. E oppa! Per Bacco è bellissima, hai la vista, hai la montagna, hai la vigna. E forse in particolare perché il dolcetto mi piace non solo da bere, ma in autunno i fogli di dolcetto è rosso. È veramente bello, come sono stato abituato ai fogli rossi di autunno in America, di alberi. E quindi abbiamo trovato questi posti e adesso siamo a casa qui. Clavesana è una scoperta anche per un cuneese. Vini, filari, i calanchi, Chris Bangle con le sue panchine. E già solo queste panchine, salirci sopra è un'emozione. E la vista che ci offrono è incredibile. C'è la storia, in questi filari c'è la storia di un vino. Forse qualcuno considerato meno nobile, ma abbiamo avuto l'onore di assaggiarlo, è veramente straordinario. E credo qui ci sia effettivamente tutto per delle giornate che poi ti porti nel cuore. Una giornata che ti porti nel cuore. Questa è l'esperienza che abbiamo provato a Clavesana. Sole, sapori, arte, cultura, territorio. C'è veramente di tutto. Un territorio e un sapere veramente grandi. Rappresenta un territorio vasto, un territorio veramente con molta peculiarità territoriale e su questo territorio abbiamo la nostra panchina, abbiamo il nostro Luigino Gallo soprattutto, che è un sindaco molto intraprendente per il territorio. Logicamente quello che noi oggi stiamo osservando è un panorama fantastico, noi sappiamo che il nostro territorio è unico al mondo. Qui siamo a Clavesana, che abbiamo 880 abitanti, un territorio collinare grande come territorio. Abbiamo questa realtà della cantina di Clavesana con 350 soci, altre 7 cantine che vinificano sul territorio questo magnifico dolcetto, dove siamo orgogliosi di avere le tradizioni di questa nostra terra. Abbiamo anche la fortuna di avere i calanchi, un gran panorama che poi nel percorso della giornata andremo a valorizzare con il grande nostro Chris Banger, che sappiamo che si è trasferito anche a Clavesana con tutte quelle panchine giganti che oramai è un punturismo che sta portando sul nostro territorio. Sopra queste grandi panchine un adulto si sente come un bambino. L'idea di una panchina grande è vecchissima, è molto vecchio di nostra, ma la nostra panchina è molto particolare, il design è molto unico e le gente che vogliono fare fanno tutto con soldi privati. È completamente una cosa di beneficenza, noi non guardiamo a nulla, noi do il disegno gratis a chi vuoi fare, devono solo dimostrare che il terreno si può usare e che la finanza è completamente privata, donazioni volontarie. Credo che quest'angolo, questa zona della provincia di Cuneo, forse meno conosciuta e meno vissuta, però sentite le parole di un uomo che ha girato tutto il mondo, che ha un'esperienza infinita in tanti settori del mondo della comunicazione come Chris Bangle, che ha scelto questa terra per vivere, dà l'idea di cosa ci si può trovare qui e di quanto può essere d'aiuto a far crescere di più un territorio. E andiamo quindi a scoprire che cosa sono i calanchi. I calanchi sono delle formazioni mioceniche, per farla breve. Le langhe sono un fondale marino che è stato eroso dalle acque e il Tanaro, con le sue anse, ha formato a Clavesana questi calanchi che sono presenti in tutte le langhe, ma a Clavesana hanno senza dubbio un'espressione molto importante perché quelli che sono chiamati calanchi e da noi vengono chiamati perticali sono delle erosioni che sono state fatte contro una collina e sono molto alte e molto spettacolari. Ma il vero tesoro di questo territorio è rappresentato dal sapore del suo vino. Il prodotto principe di questa zona è sempre stato il dolcetto. Oggi lo chiamiamo Dogliani perché abbiamo voluto provare a darci un'identità nuova, il vino è sempre lo stesso, abbiamo solo tolto il nome del vitigno e valorizzato il comune più rappresentativo. La nostra è una cooperativa nata nel 59 con 32 soci fondatori, ma già il primo anno ha raggiunto i 200, siamo arrivati a oltre 600 produttori, oggi siamo 300. Produttori a conferimento totale, quindi c'è l'impegno di portare tutta l'uva, salvo un autoconsumo,
personale, per il resto il conferimento è tutto in cantina, a noi il compito di trasformarlo e valorizzarlo. Il dolcetto è sempre stato considerato un vino giovane, un vino da bersi l'anno dopo. Oggi, grazie all'evoluzione dell'enologia, possiamo dire che è un vino che ha un medio invecchiamento. Se posso dire, è un posto dove il misto fra la natura e l'intervento umano ha un bilancio quasi perfetto, perché non è sovraccaricato del mano dell'uomo, dove è tutto come Disneyland fatto perfetto, o come la Svizzera, tutto super ping, 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 dove non c'è spazio per un'idea nuova. Invece lasciano sufficiente della crescita di natura, del senso dell'attività, cioè c'è un'energia qui che non si trova in altre parti. Si trova in altre parti un bel paesaggio forse, ma un po' statico. Qui invece io lo apprezzo molto, il fatto che la gente che vivono qui sono da qui, cioè è una sensazione veramente autentica, che questi qui è vero, il modo di fare vino vero, e questo è bello.